3 marzo al Teatro delle Arti di Salerno al Via Quelli che la danza, edizione 2013 della rassegna di linguaggio della danza contemporanea. Quest'anno sono 27 i titoli presenti in 14 giorni di programmazione, spalmati su 3 mesi e 3 sale. Il Teatro delle Arti di Salerno, il Centro Sociale sempre di Salerno e il Teatro Diana di Nocera. Al suo interno ci sarà una sezione speciale, Off Corpi Emergenti, dedicata ai coreografi che iniziano a proporsi nel panorama della danza contemporanea e una finestra sulla videodanza denominata Visualizzazioni. La rassegna è frutto degli sforzi congiunti di due realtà, Circuito Campano della Danza, diretta da Mario Castro De Stefano, e Ride Festival, diretta da Claudio Malangone, entrambi impegnati nel favorire e sostenere la circuitazione della danza in Campania e offrire sostegno ad autori emergenti. Ma ascoltiamo Claudio Malangone, direttore del Ride Festival, che ci illustra il programma. Abbiamo 7 compagnie di fama nazionale e 3 compagnie internazionali che vengono appunto dall'Albania, dal Vietnam, e dalla Spagna e dalla Finlandia, quindi sono 4 autori internazionali. È un programma molto ricco con diversi stili, partiamo appunto con Paganini domenica al Teatro delle Arti e proseguiremo poi nel corso dei mesi fino a maggio con gli altri appuntamenti. Questa è una cosa molto bella, questo progetto di scambio appunto con il Vietnam che ospiteremo il 5 maggio a Salerno al Teatro delle Arti e poi noi a ottobre, tra ottobre e novembre saremo in Vietnam con la nostra produzione. Il festival sarà inaugurato dallo spettacolo La vera storia di Zorba il Greco, con Raffaele Paganini, le coreografie firmate da Luigi Martelletta e le musiche scritte da Marco Schiavone, con inserti tradizionali della musica greca. Ci parla dello spettacolo Mario Crasso De Stefano. Sì, è un'apertura atipica se parliamo di danza contemporanea, però voglio dire, Raffaele è sicuramente uno dei massimi rappresentanti della danza italiana, quindi ci è sembrato che dargli questa opportunità di inaugurarla comunque fosse congrua, diciamo, sia alla programmazione. Le città hanno una maggiore vitalità sociale, lì la danza performativa, la danza contemporanea ha la capacità di fidelizzare il pubblico anche attraverso questa partecipazione che viene data anche qui in conferenza stampa.